È tornata la sega circolare a 39,99. Che cosa? Gli orologi da polso a 12,99. Lo studacessi a pressione a 12,99. Raga, bentornati in un nuovo video su Joe Warcraft. Ragazzi, oggi andiamo a vedere il volantino Parkside del 16 settembre. Infatti torniamo, ragazzi, con la sega circolare a 39,99, con due lame di ricambio, guida parallela, chiave a brugola e adattatore per aspirazione esterna della polvere, numero di giri a vuoto 2500, 5500 al minuto, 1350 watt, angolo di taglio da 0 a 45 gradi. Ragazzi, questa non dobbiamo farcela scappare. Ancora le sette di punte da trapano, ancora una volta, ragazzi. Questa volta ce ne sono tre tipologie: per legno, acciaio e metallo, a 9,99 al pezzo, ragazzi. Molto bella la scatola anche, ragazzi. Il packaging di queste punte è veramente incredibile, col logo Parkside sopra. È uno spettacolo, ragazzi, anche da tenere da collezione e non usarle mai, mettersele lì in vetrina e guardarsele dalla mattina alla sera, bellissime. Anche questo set a 5,99 per svasatura doppia, taglia tubi o pinza piega tubi, incredibile, ragazzi. Voglio proprio testarli a 5,99. Sono curioso di vederli in che qualità sono fatti. Li andrò subito ad acquistare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi andrete ad acquistare uno di questi articoli di questa settimana. Addirittura, ragazzi, per questi tre articoli c'è l'offerta: acquista due pezzi, li paghi 8,98, quindi risparmi 3 euro. Finalmente, era da tanto che l'aspettavo. Non vedevo l'ora, visto che sta arrivando l'inverno e ci saranno un sacco di piogge, ragazzi. L'ombrello automatico con logo Parkside a 7,99. Scontato questa settimana del 20%, con un diametro di apertura di 105 cm. Ragazzi, ci potete andare anche in spiaggia con questo ombrello. Cosa particolare nel dettaglio, ragazzi: il manico di questo ombrello è uguale a un cacciavite, a un attrezzo della Parkside. 9,99, lampada da lavoro ricaricabile. Molto interessante questa lampada da lavoro, ragazzi, perché ha la testa reclinabile con due sorgenti luminose, corrente luminosa 600 lumen fino a 300 lumen, in dotazione stazione di ricarica USB e cavo per ricarica, ragazzi. Questo è molto comodo, ragazzi, anche perché guardate, con un magnete per il fissaggio a gancio, quindi potete usarlo in giro mentre state lavorando nella vostra officina, nel vostro laboratorio, e applicarlo ovunque. Secondo me è molto comodo anche da tenere in cameretta per leggersi un libro di notte. Sono tornate le t-shirt da uomo, tre pezzi, ragazzi, di puro cotone biologico con scollo rotondo, misure dalla S alla XXL, a 8,99 la confezione, colorazione o bianca o nera, ragazzi. Purtroppo sempre solo da uomo, non so per quale motivo, potrebbero farlo anche da donne, visto che ci sono un sacco di donne che sono appassionate di Parkside, tipo mia moglie, che ho dovuto adattare. Per esempio, con la polo che sto indossando ho trovato fortunatamente una taglia S per lei e sono riuscito ad accontentarla. Parkside, per favore, fate anche gli articoli da donna, è molto semplice. E correlati ad essi anche i pantaloni da lavoro con il logo Parkside sul tascone laterale sinistro a 12,99 in colorazione blu navy e il colore grigio, materiale esterno idrorepellente dalla taglia 46-56, e sono dei pantaloni ovviamente da lavoro, ragazzi, molto molto belli. Questi probabilmente li compro. L'accendino antivento 1,79 con logo Parkside. Questo farà la stessa fine dei portachiavi di settimana scorsa, che sono introvabili assolutamente, ragazzi. Qualcuno li ha acquistati, più di qualcuno li ha acquistati, li hanno messi in vendita su eBay, sui vari siti di e-commerce, a prezzi assurdi. Non capisco perché fare ste robe, ragazzi. Lasciate a tutti l'opportunità di potersi comprare le cose con un prezzo accessibile. 1,79 l'accendino antivento ricaricabile con fiamma antivento resistente alle intemperie, ma questo, ragazzi, ve lo dico già subito, non lo troverete. Come del resto farete fatica a trovare anche l'orologio, 12,99, un prezzo veramente accessibilissimo. Beh, stiamo parlando di un orologio molto molto China, però è un orologio da polso da uomo del diametro di cassa di 4 cm con il logo all'interno di Parkside, con luce integrata e anche con una livella acqua integrata. Guardate, ragazzi, questo qua sulla sinistra, molto carino, molto simpatico, sicuramente per gli appassionati è un bel gadgettino che sicuramente, ragazzi, mi dispiace dirvelo già da adesso, non troverete. Anzi, mettete qua sotto nei commenti se secondo voi troverete qualcosa o meno, e fatemi sapere a distanza di una settimana se l'avete trovato. Raga, nel frattempo approfitto di questo momento di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina, e condividete questo video su tutti i vostri social. Raga, calzini cat, non sono Parkside, 5,99 la confezione, tre paia dal 39 al 50, sono calze corte da lavoro, ci possono stare, siamo sempre col discorso di solo da uomo, però vabbè, ragazzi, comunque sono calze corte, tre paia, il prezzo ci sta, siamo 2 euro al paio. Non conosco la qualità e il materiale di questi calzettoni, perché sembrerebbero di poliestere, ma non lo so, questi sicuramente non li comprerò. Avete il cesso otturato? Non c'è problema, non chiamate più l'idraulico, non c'è più bisogno, perché con l'articolo della Parkside a pressione, quindi la pistola a pressione Parkside Sturatubi, potete risolvere il vostro problema. Sarà vero? Non lo so, sarebbe da testare, ragazzi, questa pistola Sturatubi a pressione per sturare senza l'utilizzo di prodotti chimici, in dotazione due inserti per lavello lavandino,
meno, inserto PC, inserto doccia e isolamento per il trabocco. A 12,99 ragazzi, non lo so quanto possa essere utile sta pistola, ma sarei curioso di testarla, sono sincero. Anche per il fatto che ha questi inserti che ti aiutano moltissimo sicuramente nella fase di sturamento del vostro lavandino, ma lo scopriremo più avanti, fatemelo sapere voi perché io non lo compro, quindi se qualcuno di voi l'avrà comprato e sarà diventato Super Mario nella vita reale, me lo faccia sapere perché sono veramente curioso. 11,99€ un set di pinze da idraulico, perché giustamente, che fai, studi il cesso, poi hai bisogno di questi articoli da idraulico? Sì, gli articoli di Super Mario Parkside per tubi fino a massimo 50,8 mm, set di 3 pinze per tubi, pinza per sifoni e pinza per pompe idrauliche, il classico pappagallo ragazzi, a 11,99 la confezione. Non so di che qualità sia, ma quando andrò a vedere direttamente al supermercato Lidl ve lo farò sapere, se mi piaceranno e mi attrarranno li porterò a casa. Le guarnizioni per antedoccia, due pezzi, sono quei pezzi quasi introvabili che ogni tanto chissà per quale motivo ti appaiono, guarda caso a me serve nella doccia sotto in taverna e forse potrei risolvere il problema con questi con queste guarnizioni da 2,99€ al pezzo, resistente alla formazione di muffe, lunghezza 1 metro per vetri dallo spessore di 4, 6, 8 e 10 mm. Chi lo sa ragazzi, sono proprio curioso di andarle a vedere da vicino e vediamo se sono adatte alle stesse guarnizioni che posseggo nella mia doccia. È ritornata la pistola portacartucce da silicone, c'era apparsa qualche settimana fa a 2€ in più, questa settimana 4,99€ al set, in dotazione taglia cartucce, ago di pulizia integrato, cilindro in alluminio e tappo a vite. Interessante questo articolo per chi usa spesso il silicone, ma vi ricordo che questa pistola porta cartucce la trovate anche nei negozi fai da te a prezzi totalmente inferiori. La livella forata per installazioni varie a 7,99€, articolo molto interessante da considerare il fatto che sotto c'è anche il metro e misura 50 cm. Interessante come articolo questo qua, potrebbe esserci veramente utile per chi fa fai da te e per chi come me fa molti tagli di legno e lavorazioni varie. Proprio per il fatto che mi occupo di modellismo, se non avete visto ancora il mio canale di ferrovie e miniature andatemi a vedere, perché ultimamente ho fatto un sacco di tagli col banco sega Parkside, andatelo a vedere nel video che è uscito oggi perché ragazzi è molto interessante. Set regolatori di flusso 25 pezzi, di che cosa si tratta andiamo a leggerlo perché questo mi è nuovo. 7,99 al set, in dotazione 6 regolatori, 6 alloggiamenti in ottone, 12 o-ring con guarnizioni di ricambio e chiave per aereatore. Ah, praticamente sono i rompigetto da mettere sotto i rubinetti dei nostri lavandini, quindi articolo molto interessante, visto se avete molto calcare in casa, questo vi risolve il problema, con pochi soldi li cambiate continuamente oppure potete decidere anche di pulirli col Viacal. Ma andiamo avanti ragazzi, perché abbiamo addirittura un set di utensili per fughe, 3,49, cioè questi sono quelli che servono per rifare le fughe, quindi sotto le piastrelle, sotto i sanitari, e ci sono di tre tipologie, guardate ragazzi, per l'eliminazione di fughe di silicone e malta, usate il primo a sinistra, per la realizzazione e il rifacimento di fughe, questo sotto, e per lo stucco di silicone e acrilico. Interessante, sarebbe da provare proprio questo articolo ragazzi. Questa pagina del volantino finisce con la chiave di montaggio universale per sanitari, questa è molto comoda visto che quando si lavora sotto i sanitari l'accessibilità non è proprio di quelle migliori, e con questa, visto che è snodabile, è molto interessante anche perché con 2,99€ vi risolvete il problema con snodo cardanico per l'uso in punti di difficile accesso, in dotazione chiavi di montaggio per sedile del WC, che tra l'altro devo comprare perché me ne manca uno, io ho 3 bagni in casa e in un bagno deve arrivarmi ancora il sedile del WC, quello rettangolare, perché faccio fatica a trovarlo, adattatore per dadi da 10 mm e 13 mm e adattatore per rompigetto M16 M21. Interessante ragazzi, a 2,99€. Raga, questa settimana poca roba ma abbastanza simpatica, non ci sono tante sorprese particolari questa settimana, aspettiamo la prossima, magari verso la fine di settembre ci sarà qualcosa di più allettante. Fatemi sapere se comprerete qualcosa di questo volantino o se avete acquistato quello del volantino della settimana scorsa. Io vi saluto, un abbraccio da Joe e ci vediamo alla prossima, ciao!